pronti per collegarci proprio con Marco Marchese, perché in questo momento, tra pochi istanti, comincerà la nuova puntata di Lacrime d'Amianto, che, come sapete, è un argomento che è una trasmissione che è coordinata e organizzata proprio da Marco Marchese, che in questo istante vedo collegato e che Eccoci. favorisco. Ecco Marco Marchese, favoriamo l'ingresso di Marco Marchese nel video. Allora, Marco, come andiamo? Bene, grazie. Anzi, oserei dire molto bene. E qui le cose vanno bene pure, la trasmissione è pronta. Andiamo a riprendere questo discorso sull'amianto. Io ti prego di restare anche in video perché mi devi dare una mano con la chat, in quanto la trasmissione di oggi sarà, diciamo, sarà un po' particolare. E io prendo spunto un po' da una polemica e da un post, da un lungo post in risposta ad un mio articolo, un mio lungo intervento sull'amianto pubblicato sul sito www.tvradicale.it che ha scritto il nostro amico americano e prendo spunto proprio dal suo post perché mettiamo da parte tutta la polemica perché è assolutamente inutile e non vale neanche la pena perderci tempo, no? Questa diciamo la lasciamo un po' a piccole scaramucce di chat che ci sta bene pure, è un po' il sale della Certo, nostra certo. TV radicale. Però, e questo lo dico sul serio, l'intervento di Americano, proprio io voglio leggere questo suo post e commentarlo paragrafo per paragrafo, perché ci ha dato praticamente la scaletta della trasmissione di oggi per fugare altri dubbi, per capire un poco anche come opera l'informazione, o meglio la disinformazione su alcuni aspetti che riguarda questo enorme problema che è l'amianto in Italia. E quindi, se tu mi permetti, ci divideremo un po' i compiti, per cui tu mi dai No, ma un'occhiata alla se tu chat, me sì. lo consenti, io do l'occhiata alla chat, senz'altro lo faccio con piacere. Però se me lo consenti, io a questo punto, visto che tu vuoi scandire proprio sillaba per sillaba quello che è stato l'intervento di Americano, hai detto che costituisce la scaletta no, di questa trasmissione, se vuoi lo leggo io quello che ha scritto Americano. Ah, benissimo, mi faresti veramente una Così cortesia. ti sollevo da questo compito, va Così bene? non giro la testa sull'altro terminale, va benissimo così. Non Allora, prima però di aver fatto una cosa. sì. Mi è arrivato un'email, mi è arrivato un'email da un nostro amico, si chiama Virgilio Conti, abita a Oricola in provincia dell'Aquila. Mi ha scritto un'email, mi ha allegato non soltanto una fotografia, ma anche mi ha segnalato un problema veramente grave di amianto, pregandomi di dare, diciamo, voce anche a questo problema qui, che è in uno dei tanti angoli italiani dove questo problema si sente forte. Praticamente a Oricola, in provincia dell'Aquila, c'è l'ex fornace Corvaia di Oricola, appunto, che è un enorme e fatiscente capannone industriale, che già a vederlo suscita ripugnanza per l'aspetto co come relitto, come archeologia industriale, no? Per lo scempio che arreca al paesaggio che sta intorno, che invece quello è tutt'altro che brutto. Però non basta, diciamo, questo scempio, c'è l'amianto. Allora, mi ha mandato una foto presa da Google, quindi penso da quel servizio di Google Map, dove c'è proprio la macchina di Google che è andata a fotografare. Certo. È veramente evidente il pericolo che costituisce. Poi là vicino si vedono che ci sono degli altri fabbricati, questa è una zona industriale per cui ci sono persone che lavorano in questa zona, e poi si vede questa copertura della fornace che è non solo degradata, ma proprio ci sono le lastre di Eternit a pezzi, quindi quella è una zona completamente contaminata dalle fibre d'amianto. Che cosa dare come risposta a Virgilio Conti, che si è occupato di questo problema e che lo sta portando avanti da molto tempo e ha addirittura investito la Presidenza della Repubblica, la Presidenza della Repubblica, gli uffici della Presidenza della Repubblica gli hanno risposto abbastanza prontamente dicendo che del problema hanno investito il prefetto, l'ASL numero uno, la direzione ambiente, turismo, energia, eccetera, eccetera. Beh, allora, che risposta dare a questo problema che non si risolve? Virgilio, bisogna insistere, bisogna rivolgersi presso le istituzioni, il comune ha uno strumento che è l'ordinanza, quella d'urgenza per queste cose pericolose.
il comune può anticipare i soldi e poi rivalersi. So che il discorso di questa fornace è complicata perché probabilmente di mezzo ci sarà anche un fallimento, però il comune ha il dovere di intervenire e potrebbe bonificare questo amianto che c'è in queste coperture che sono veramente degradate, fatte a pezzi, e poi rivalersi sui proprietari per quanto riguarda le spese. Tutto questo va fatto insistendo, scrivendo, facendo sit-in. Se vuoi una mano, io prendo la macchina, vengo da te e ti do una mano, stacci vicino, stiamoci vicino, e se hai bisogno di noi risponderemo anche con questo, e sarò il primo a armarmi di un pacifico cartello e a andare sotto il comune di Oricola a protestare, perché dalla fotografia che vediamo è veramente una vergogna. Ecco, questo dovevo a Virgilio Conti e l'ho fatto veramente con piacere. Quindi io direi, se tu sei d'accordo, Roberto, Leggiamo la possiamo scaletta fare. della Sì, tua trasmissione. Allora, diamo fuoco alle polveri. fuoco alle Alle polveri. polveri d'amianto, bella questa Polveri immagine. Diamo d'amianto fuoco alle alle polveri polveri di d'amianto. amianto. E questo, Allora. anzi, guarda, non è una battuta a caso, perché il trattamento a 1400 gradi rende la crocidolite, che è l'amianto più usato per le lastre di Eternit, e in più la crocidolite è l'amianto più pericoloso per la salute. Un trattamento a 1400 gradi inertizza questo pericoloso materiale. Cosa significa? Lo cristallizza, lo rende un inerte che può essere utilizzato senza nessun tipo di preoccupazione, perché diventa un materiale inerte in quanto si modifica proprio la struttura del minerale e si trasforma. Non resta più fibroso, quindi non rilascia più queste fibre molto pericolose. Bene. Bene, allora il post di Americano si intitola Amianto tra allarmismo e guariniello. Scrive Americano: ho letto con attenzione il tuo intervento, Marco, sia perché l'ho trovato interessante barra stimolante, sia perché mi ha colpito quella tua domanda, virgolette, se l'interesse si è trasformato in una fissazione. Tu interrompimi, Marco, quando ritieni di dover rispondere a qualcuna di queste affermazioni, Ma naturalmente. qui rispondo subito, perché per chi non ha letto l'intervento, ecco, questo mio lungo intervento sull'amianto, ho fatto un po' una disamina di quello che è la situazione in Italia, però partivo da un presupposto, da una domanda che ho posto a me stesso: la mia è una fissazione oppure una legittima preoccupazione? Ecco, volevo solo precisare questo, altrimenti la risposta di Americano non si comprende Non si bene. comprendeva. Sì. Allora, scrive Americano: premetto di aver sempre avuto una sensibilità superficiale per il tema, senza mai trovare stimoli sufficienti o tempo per un approfondimento più serio che non fosse la semplice lettura di qualche segnalazione giornalistica. Ora, grazie a te, ho cercato di saperne di più, ma sono ovviamente nella fase dello studio del neofita. In tale veste, consentimi di rivolgerti alcune osservazioni, domande, che la lettura e rilettura del tuo testo mi ha suscitato dopo che mi sono stampato le oltre 300 pagine e tabelle del terzo rapporto ISPES-RENAM. Forse qui c'è un errore, no? Qui c'è un errore, perché allora RENAM, che significa Registro Nazionale Mesoteliomi, che è insediato presso l'ISPELS, che è l'Istituto Superiore che ISPES. ISPELS, con la L di Livorno, ISPELS, ok. ISPELS. Vabbè, comunque quello è un refuso, non è Che un tu citi problema. Esatto. ripetutamente. Allora, primo, lo stile. La mia mano, quando sente parlare di guariniello, corre istintivamente alla fondina e l'umore le Stop. risente. Eccoci. Allora, Stop. guariniello. Lo stop mi piace, Ecco, quindi ripeti lo bene. stop perché quasi mi intimorisci. Pensavo che anche tu stessi mettendo mano alla fondina. Andiamo avanti. No, assolutamente no. Guarda, dico stop perché, allora, Guariniello può essere considerato da molti un procuratore della Repubblica di cattiva qualità. Possiamo esprimere tutti i giudizi che vogliamo, positivi o negativi. Io esprimo un giudizio assolutamente neutro. Però non è Guariniello che decide. Guariniello ha messo alla sbarra l'Eternit italiana e ha portato a processo i proprietari dell'Eternit. Chi decide è il collegio. Guariniello, ha fatto l'indagine
È proprio a fronte del giudizio che poi valuteremo anche la qualità dell'indagine di Guarinello. Ma per chi come me ha seguito dalla prima all'ultima, proprio dei giorni scorsi, udienza del processo all'Eternit, a me Guarinello, che poi era affiancato da altri validissimi pubblici ministeri, perché questo è un vero e proprio, anche se gli imputati sono soltanto due, ma un vero e proprio maxi processo, perché ci sono circa 8.000 parti civili. Guarinello e la sua squadra mi sembra che abbia fatto un buon lavoro. Poi, vabbè, se americano mette la mano alla fondina, questo è un dettaglio trascurabile, però ecco, l'utilità dell'osservazione ci serve proprio per spiegare anche qualcosa di questo processo all'Eternit. Possiamo andare Allora, quindi appunto la mia mano, scrive Americano, quando sente parlare di Guariniello, corre istintivamente alla fondina e l'umore ne risente pesantemente, sorrisino. A avanti. Bravo. mettermi tuttavia sulla difensiva sono state quelle due precisazioni che non hai saputo tacere. A, virgolette, miliardario svizzero, nel citare, mi scuso per la pronuncia, Lo cito io, lo dico io, Stefan Schmidheiny. Stefan Schmidheiny. Schmidheiny, sì. B, virgolette, barone Berga, quando parli di Jean-Louis Marie Ghislain, se ho detto bene, Jean-Louis Marie de Cartier de Marcien. de Cartier de Marcien, Esatto. che bisogno ne avevi e da quale scopo? Forse quelle due connotazioni davano più forza alle ragioni che ti accingevi ad esporre, lasciano in bocca un sapore di vetero populismo e, consentimi, di operaismo. Un po' ipocrita, operaismo, è bellissimo. Tutte cose che nel ragionare di scienza non dovrebbero avere ospitalità. Allora, io ho utilizzato come posso dire, l'aggettivo, la locuzione miliardario su Stefan Schmidheiny perché è semplicemente così, cioè non c'è niente di comunista, di particolare o di ideologico. Cioè, Stefan Schmidheiny è il proprietario di una multinazionale del cemento ed è un miliardario svizzero, ma niente di più e niente di meno. Il riguardo invece al barone De Cartier, cioè lui ce l'ha questo titolo nobiliare, anzi, se non lo si cita, magari lui si incazza pure. Andiamo avanti su questo aspetto. Bene, secondo i dati, tu scrivi, virgolette, all'inizio mi ha attratto il dato che l'amianto in Italia è causa di circa 3.000 decessi l'anno. Dove l'hai trovato quel dato? Terzo rapporto RENAM, Registro Nazionale Mesoteliomi. Le 300 pagine che Americano ha letto, dovrebbe leggerle bene, magari anche la premessa. Dovrebbe fare anche qualche ricerca su internet da fonti attendibili perché, ecco, io continuo a leggere perché mi voglio agganciare poi La ai dati tabella che dà Americano. Ecco. 1 del rapporto Renam precisa che per, allora dammi tu lo stop. Sì. La tabella 1 del rapporto Renam precisa che per i 13 anni che vanno dal 1993 al 2004, i casi di mesotelioma, pleura più peritoneo più pericardo più tunica vaginale del testicolo, segnalati sono stati 7.058 uguale diagnosi certa in 13 anni. 1.117 uguale diagnosi probabile in 13 anni, 991 uguale diagnosi possibile in 13 anni, totale 9.166 casi certi più dubbi in 13 anni, 7.058 casi diviso 13 anni uguale 543 casi annui, oppure considerando anche le diagnosi non certe, 9.166 diviso 13 uguale 705. Quale tabella non ho letto? Perché Stop. altrimenti. Ok. Bene, allora tutti questi dati complicano un po' le cose, cerchiamo di semplificarli. Allora, il RENAM ha nel suo terzo rapporto discusso i 9.144 casi censiti fino al 2004, per cui parliamo di 7 anni fa, basando questo terzo rapporto su quelli. Dal 2004 in avanti i casi di malattie asbesto-correlati sono aumentati e sono in aumento e sono stimati in 3.000. Quindi nel prossimo rapporto del RENAM, che ci sarà nel 2012, è più o meno biennale il rapporto del RENAM, noi andremo a vedere gli altri casi. Ma è il RENAM che dice che ci sono circa 3.000 morti l'anno asbesto-correlati in Italia.
ed è una stima di questo istituto, non è un dato campato in aria. Poi i 9.144 casi censiti non sono censiti sull'intero territorio nazionale. Infatti americano fa l'osservazione e dice: ma in Calabria non ce ne sono morti asbesto colato, non è che non ci sono, non c'è il RENAM, o meglio c'è il COR, che è il centro operativo regionale del RENAM, che serve per raccogliere le segnalazioni, solo che per mancanza di fondi, perché la regione Calabria non lo finanzia, il COR calabrese non funziona, e allora ha potuto censire un numero di casi veramente esiguo. Ma non è che in Calabria non ci sono i morti asbesto correlati, tutt'altro. Quindi americano, è vero, ha scaricato le 300 pagine, sono 300 pagine difficili da leggere, però vanno lette con molta attenzione, perché dicono tantissimo queste pagine. Possiamo andare avanti. Quale tabella non ho letto? Ah, scusami. Sì. Quindi il dato di 3.000 morti l'anno, solo in Italia, per malattie asbesto correlate, è un dato... stima di un ente pubblico che è il Registro Nazionale Mesoteliomi. Aggiungo un dato a questo, che è contenuto poi nel mio articolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci serve poi dopo per un'altra cosa. The Lancet, che è una rivista scientifica, ha diciamo fatto uno studio sui morti asbesto correlati in Europa. E l'attesa dei morti per amianto in Europa nel periodo compreso fra il 2000 e il 2000, fra il 2010 e il 2030, in un ventennio, sono 500.000. Bene, male. Questo purtroppo sono i dati. Allora, quale tabella non ho letto? Perché altrimenti rimane tra quei tuoi 3.000 casi e i 543 accertati un abisso. Qualcosa come 31.947 morti in meno in quei 13 anni complessivi di cui parla il rapporto. Certo. Nella tua regione Calabria, per la cui situazione ti dichiari allarmato, i casi verificati in 13 anni sono stati 3 a diagnosi certa, 1 ogni 4 anni, e 3 a diagnosi probabile, sempre 1 ogni 4 anni, e tutti per causa di esposizione non definita. Preoccuparsi va bene, ma a volte forse si esagera. Hai già risposto a questo? Ho già risposto, aggiungo soltanto che condivido soltanto la parte che non bisogna fare inutili allarmismi, però bisogna trattare il dato per quello che è. In più, vabbè, abbiamo capito e ho spiegato che il COR, quindi il centro operativo regionale, non funziona, non è attivo in Calabria, ed è per questo che i numeri di casi censiti sono veramente esigui. Ma la mia preoccupazione per quanto riguarda la Calabria, che è la zona che conosco di più, anche se ho potuto spaziare grazie al mio lavoro ampie fasce, diciamo, d'Italia, è quello che se non bonifichiamo l'amianto che c'è in giro, noi non facciamo altro che far aumentare il fondo naturale di fibre d'amianto in circolo, per cui questo qui fa scattare quella roulette russa che a qualcuno toccherà, non si sa chi, però nei prossimi decenni o forse nei prossimi secoli, perché l'amianto e la fibra d'amianto non si estingue, non si distrugge, non si degrada, colpirà sempre, diciamo, con una costante che poi si stabilizzerà, colpirà un certo numero di persone. Se noi l'amianto riusciamo a bonificarlo, più questo fondo naturale sarà basso come numero di fibre in circolo, per cui il beneficio sarà a tutto vantaggio della salute delle generazioni future. Possiamo andare, Marco, avanti? Andiamo avanti perché il tempo stringe. Speditamente. Fino ancora riferendoti all'oggi, in Italia parliamo di una quantità valutata in 32 milioni di tonnellate di prodotti quali lastre e tegole, tubature, canne fumarie, comignoli e cassoni. Per aggiungere più avanti, delle sole lastre di etanete sul territorio nazionale si stima ve ne siano 2,5 miliardi di metri quadri, 50 km per 50 km di lato. Confermo sbaglio tutto. Sbaglio o quello è l'1% dell'intera superficie del territorio nazionale? Se lui ha fatto i conti, sì. Io ho registrato solo il dato, 2 miliardi e mezzo di metri quadri sono praticamente 50 km per 50 km, punto. Poi se è l'1 o il 2% del territorio nazionale, il dato non cambia. Se si considera poi che quei 2,5 miliardi di metri quadri allo spessore di 1,5 mm e per la densità di 2 kg. Stop, sbagliato.
non è 1,5 mm, ma parliamo di 15-20 mm. Il peso non è 2 kg, ma bisogna considerare un peso di quasi 8 kg per metro quadro. Quindi i calcoli di americano sono sbagliati, le 32 milioni di tonnellate, ahimè, sono reali. Sì, infatti lui diceva questo, dopo per la densità di 2 kg per metro Vabbè, poi fa il quadro, conto lì. corrispondono a circa 10 milioni di tonnellate, che significa che standardati che riporti oltre alle lastre 10 milioni di tonnellate, vi sono altri 32, 10 uguale a 22 milioni di tonnellate di manufatti diversi. Difetto della calcolatrice capita, però purtroppo in Italia ci sono 32 milioni di tonnellate di cemento amianto bonificato sotto forma di 2 miliardi e mezzo di lastre di Eternit, poi ci sono 60 mila km di tubi, poi ci sono i comignoli, le canne fumarie e i cassoni dall'acqua e tutta una serie di altri prodotti Io comunque, quelle aspetto lì sempre potete che assicurare. guardo la chat anche per vedere se l'americano ribatte qualcosa, però Sto dando un'occhiata anch'io, però è religioso silenzio. Sì, Allora, andiamo avanti. Dunque, ho perso il segno e tutto questo avviene oggi. Cos'era allora l'Italia nel 1992 quando la produzione di amianto venne vietata per legge e si diede avvio alla bonifica? Una immensa copertura di Eternit, Lago di Garda e Cervino compresi? C'è qualcosa il che non proprio funziona stop. in quei numeri? Aspetta, c'è Sì. qualcosa che non funziona in quei numeri che ci hai riportato? E purtroppo quei numeri funzionano benissimo. Il problema è che dal 1992 ad oggi, questo lo denuncia Legambiente, comunque sta nelle normative regionali, le regioni sono in fortissimo ritardo sui piani per lo smaltimento sull'amianto. Pensate alla regione Calabria che ha varato una legge soltanto adesso, ad aprile del 2011, quindi con circa 18 anni di ritardo. E pensate a tutte queste regioni che non hanno fatto nulla, per cui la situazione di oggi non è molto diversa da quella che era nel 1992. Purtroppo i numeri parlano da sé, i conti sono giusti e mo, non voglio dire americano, cioè con un americano io voglio dialogare e qui gli dico: guarda, leggi bene i dati perché ahimè sono quelli, con quelli che abbiamo a che fare. Andiamo avanti. Prosegui poi con quel, oltre a Legambiente, anche il RENAM nel suo terzo rapporto denuncia il ritardo nelle bonifiche, stimando che al ritmo attuale l'ultima lastra di Eternit del territorio italiano sarebbe bonificata fra 150 anni. La Confermo. lettura di quel rapporto non mi ha messo a confronto con quest'altro dato che riporti, o mi è sfuggito. Certo è che per smaltire in 150 anni 32 milioni di tonnellate di amianto, supponendo che tante siano, si dovrebbe lavorare al ritmo di 25 tonnellate al giorno per regione. Sbaglio? Sbagliato, stop, fermiamoci qua. Questa parte è veramente sbagliata, fa un difetto proprio di calcolo perché se Bisogna ogni regione. regalare una calcolatrice nuova all'americano. Bravo, esatto, perché se ogni regione, in Italia sono 20, Valle d'Aosta compresa, trattasse 25 tonnellate di amianto all'anno per arrivare a 32 Al milioni di giorno, al tonnellate giorno. al giorno, 25 tonnellate al giorno, allora impiegherebbe tutta l'Italia per smaltire 32 milioni di tonnellate 173 anni. Ok, L'ho pagata poco, ma funziona. allora io ti farò lo screenshot di questa immagine e la pubblicheremo nell'articolo. Ok, allora ne faccio una migliore, eccola qua. Allora aspetta che te la faccio subito, così assetto un attimo. Marco, fammi un favore, perché è una faccia troppo bella questa. Ok, una cartolina per americano, vai, fatto. Fatto? Ok, Allora possiamo benissimo. andare avanti. Allora, dunque. Allora, vediamo un po', comunque sempre vogliamo bene all'americano, che lo capisca Assolutamente, questo. anzi, oggi ci aiuta tantissimo. Infatti. Allora, la lettura di dunque... Sbaglio basterebbe, vabbè, questa cosa l'abbiamo già letto, ma sbaglio basterebbe in ogni regione una singola piccola impresa artigiana per evadere tanto lavoro? O quei 150 anni sono un po' troppo lievitati? Ma guarda, se decidiamo di smaltirlo in 173 anni, allora sì, un'impresa artigiana va bene, ma penso che ci voglia qualcosa di più. Non dirmi che quei 150 anni sono stimati da Legambiente, la mano tornerebbe alla fondina. Vabbè, quelli sono fatti suoi. Dove si mette la mano sono fatti da americano. Ok. Allora, l'obiettivo. Hai iniziato col tuo intervento denunciando gli interessi dell'Eternit. Intanto abbiamo Sì. solo 5 minuti, eh? Hai Sì. iniziato col tuo intervento denunciando gli interessi dell'Eternit, accusata di aver continuato la produzione e lavorazione dell'amianto, anche una volta note le conclusioni scientifiche che
che accertavano la pericolosità di quel prodotto, mettendo così a rischio la salute dei suoi dipendenti. Stop, io non ho denunciato nulla, ma ho semplicemente riportato lo stato dell'arte del processo che si sta svolgendo a Torino. Quindi, se si rilegge bene il mio intervento, che è anche garantista, l'ho sottolineato più volte, se si arriverà ad una condanna, allora sì che questo qui sarebbe uno dei peggiori, sarebbe dimostrato che sarebbe una condanna definitiva, chiaramente, sarebbe uno dei disastri sanitari peggiori registrati in Europa e forse nel mondo, per cui anche lì io non ho sputato sentenze e me ne guarderei bene. Allora, dei suoi dipendenti, dei consumatori, della popolazione in generale. Cosa c'entra Marco l'Eternit in tutto questo? C'entra molto. Ha forse disatteso qualche imposizione o disposizione di legge? No. Ha forse violato le prescrizioni di qualche ASL territoriale? No. Ha forse aggirato facendosene beffa qualche sentenza di uno dei tanti magistrati che inquinano il nostro vivere civile? Neppure. Se guarda, la risposta che do a questo qui invece è sì, io faccio parte di quelli, se ci vogliamo dividere in innocentisti e colpevolisti, io sono assolutamente colpevolista e lo dico con cognizione di causa, avendo seguito il processo dell'Eternit, per cui Stefan Schmidheiner, il barone de Cartier, da come sono emerse le perizie, adesso vedremo come andrà a finire il processo, emerge molto chiaramente che erano coscienti molto tempo prima, fin dalla fine degli anni 60, della pericolosità dell'amianto e colpevolmente non hanno tutelato la salute dei lavoratori, delle persone che stavano intorno agli stabilimenti e hanno venduto a milioni di italiani prodotti pericolosi senza avvisarli. Allora, no, nulla di tutto questo. Si è limitato a chiudere i battenti una volta che la letteratura scientifica ha accertato la No, pericolosità dell'amianto. errato, sbagliato perché l'Eternit è fallita. Ma non ha chiuso i battenti dopo che è stata accertata la pericolosità, è semplicemente fallita, molto banalmente fallita. Allorché, a seguito di quelle risultanze scientifiche, la legge ha formalizzato il divieto per quella produzione. L'azienda ha saputo della pericolosità della sua produzione contestualmente al dottor Guarinello. O vuoi altrimenti insinuare che una simile intelligenza posta a salvaguardia del bene e della salute dei cittadini fosse colpevolmente all'oscuro delle citate risultanze scientifiche? Insinuo. Dov'era Guarinello in quegli anni? E se c'era, perché dormiva? Ciao, americana. Allora, dove fosse Guarinello io purtroppo non lo so, quello che è certo è che non è la prima sentenza che condanna Stefan Schmidheiny, anzi Stefan Schmidheiny nel corso degli anni si è dato molto da fare per evitare processi indennizzando privatamente richieste di risarcimenti di lavoratori e via discorrendo, adesso è inciampato in questo processo, ci resta soltanto da seguire con attenzione quello che è il processo. Abbiamo la certezza assoluta che l'amianto è cancerogeno e che va bonificato, quindi dobbiamo attivarci affinché si dia attuazione alle norme, alla corposa e nutrita legislazione che si è costruita per eliminare l'amianto dall'Italia. Purtroppo nel mondo le condizioni sono pessime e non stanno così, ma almeno cerchiamo in Italia e in Europa di liberarci il più presto possibile di questo minerale. Io ringrazio Americano, sono praticamente disponibile, anzi, più che dalla chat, io preferirei che Americano rinunciasse al suo anonimato, perché noi su queste cose ci mettiamo faccia e ci mettiamo voce e ci mettiamo responsabilità. Lui potrebbe rinunciare all'anonimato e venirsi a confrontare come voce non d'accordo con noi, ne saremmo felici, arricchirebbe il discorso e magari leverebbe pure quella puntina di polemica che dà sale sicuramente alla chat, ma che è perfettamente inutile per, diciamo, portare avanti i ragionamenti di informazione per così come l'abbiamo concepita con TV Radicale. Ok Marco, intanto Americano scrive: grazie a te, ma io mi chiamo John Americano. Ok, si chiama così. Io gli ho anche suggerito poteva acquistare la webcam, il microfono e le cuffie in un negozio che vende online di Campobasso, però lui non vuole Giusto. acquistarla. Scusa, un'ultima annotazione. Americano dice è fallita perché la produzione è stata vietata per legge. Ebbene, no, è fallita. Allora, è stata vietata per legge la commercializzazione. Attenzione, Americano, bisogna fare attenzione. Non bisogna fare informazione con faciloneria. Guarda, te lo dico, mi avvicino, te lo dico proprio, così. Americano, ascoltami bene.
Allora, l'Eternit è fallita nell'86. La legge che ha vietato la vendita dei prodotti contenenti amianto in Italia è del 92, quindi ha sbagliato pure questa. O tu hai problemi con la matematica, oppure devi rileggere le cose per bene. Perfetto, questa mi sembra la conclusione migliore per Lacrime d'Amianto. Si conclude qui Lacrime d'Amianto, però Marco Marchese adesso.